Gli LCD delle stampanti 3D Business sono progettati per durare nel tempo, infatti hanno una vita media di oltre 5.000 ore di utilizzo. Tuttavia, periodicamente sono da sostituire e in ogni caso dobbiamo capire quando è da fare, perché una cosa estremamente importante è anche capire che l'LCD dà le massime prestazioni fino al momento in cui si guasta, quindi non c'è un degrado delle prestazioni nel tempo. Ora andiamo a vedere come andare a identificare un LCD da sostituire oppure no. Gli LCD delle nostre stampanti sono estremamente longevi, tendenzialmente hanno una vita utile di oltre 5.000 ore. Tuttavia, ogni tanto vanno sostituiti. Capire quando è fondamentale. Una cosa essenziale è comprendere che gli LCD non degradano le prestazioni nel tempo, ma funzionano perfettamente fin quando non si guastano. Ora vediamo di capire quando sono da sostituire. Per fare questo c'è un menu specifico all'interno del software della macchina che prevede questi test che vanno a visualizzare sull'LCD delle forme specifiche. Attiviamo il primo e qua possiamo vedere che viene proiettata una forma rettangolare in modo uniforme, senza buchi, macchie scure o altri segni di degrado della prestazione. Abbiamo anche la griglia. Anche qui possiamo vedere una griglia proiettata in modo corretto, senza imperfezioni. Allo stesso modo, zoomando molto sulla superficie, possiamo proiettare delle righe estremamente fini, sia orizzontali che verticali, che ci permettono di verificare ogni singolo pixel. Anche qui dobbiamo poter osservare una struttura perfettamente uniforme delle linee. L'ultimo step è l'apertura completa dell'LCD. In questa situazione dobbiamo vedere una luce azzurra molto molto chiara, uniforme su tutta la superficie, senza macchie nere o righe nere sulla superficie dell'LCD. Quando visualizziamo questo, vuol dire che il nostro LCD è in perfette condizioni e possiamo continuare l'utilizzo senza problemi. Adesso vediamo come andare a sostituire un LCD guasto sulla Galaxy 6. Innanzitutto bisogna essere sicuri di avere rimosso tutte le connessioni di alimentazione. Apriamo la macchina, rimuoviamo la piattaforma e la vasca resina. Ora siamo pronti per accedere all'LCD e procedere alla sua sostituzione. Si parte rimuovendo la cornice di plastica, sollevandola con le dita. Qui viene via anche la pellicola di protezione. Quindi si rimuove la cornice e poi con un oggetto leggermente appuntito si procede a sollevare l'LCD, tenendo in considerazione che qua ci sono i cavi che vanno verso il basso, quindi è opportuno sollevarlo in questo modo verso di noi. Quindi si solleva e troviamo la lente qui sotto. Si tira verso l'alto, si accede al cavo flat, si sgancia tirando verso l'alto, si sfila e possiamo andare a rimuovere l'LCD.